Ciao a tutti, ci troviamo al Cava Con 2011 con Patrizio Prata, una delle voci più conosciute all'interno del panorama anime giapponese italiano. Volevo domandarti subito a caldo, tantissimi appassionati, tantissimi ragazzi chiedono sempre a voi doppiatori se siete già a conoscenza di come andranno avanti le storie dei loro anime preferiti, se avete delle indiscrezioni sulle prossime puntate. Cosa puoi dirci di questo argomento? Intanto ciao ragazzi, saluto a tutti i ragazzi di Neko TV. Riguardo la domanda, ti posso dire che è abbastanza per noi doppiatori difficile conoscere come si svilupperanno le storie, perché il nostro lavoro, quello che ci compete, insomma, si svolge in sala doppiaggio, quindi abbiamo sì una persona di riferimento che è il direttore di doppiaggio, che ci racconta la storia a grandi linee o ci racconta quello che succede negli episodi che si vanno a doppiare. È più difficile magari a volte sapere quello che succederà più avanti, perché i tempi di produzione, tante volte il materiale dal Giappone che arriva in Italia per essere doppiato arriva all'ultimo minuto e quindi anche per noi è difficile, a meno che, e capita spesso che lo si faccia, vai su internet e ti leggi un attimino la storia, ti informi un po' come vanno avanti le cose, però è difficile proprio per i tempi di produzione, che sono tante volte molto veloci, molto... è difficile sapere proprio fino in fondo, tipo One Piece, che è comunque un lavoro work in progress. È difficile addirittura dal Giappone sapere come si evolverà la storia, perché già gli sceneggiatori loro non sanno come va avanti, no? Però nel limite del possibile si fa di tutto per informarsi, anche se c'è questa difficoltà. Il tuo personaggio doppiato preferito e quello meno preferito, quello più antipatico per te? Ma antipatici non ce n'è. I preferiti, quelli che io preferisco, sono quelli che hanno un po' più di tempra. A me piace molto interpretare e doppiare personaggi cattivi, forse perché io cattivo nella realtà non lo sono, quindi col doppiaggio in quel caso mi sfogo. C'è un po' un mettersi una maschera diversa. Lo usi come valvola di sfogo. Tipo One Piece, tipo Zoro. Zoro per me è una grossa valvola di sfogo. Poi ci sono anche altri cattivi che mi è capitato di interpretare che ancora doppio, tipo Kabuto in Naruto, che invece, Zoro non è cattivo, però ha tempra. Kabuto invece è cattivo a meno tempra, perché lui è perfido ma glaciale. E anche quello serve da valvola di sfogo, anche se il mio personaggio preferito in assoluto è una rana verde, che si chiama Keroro. Questo parlando degli anime. Ma perché ti permette di essere il più esplosivo possibile o solo perché è pazzo completamente? Ma perché in realtà Keroro mi si rispecchia di più. Io sono Quindi Keroro. Sei pazzo. E quindi sono pazzo. Difatti. E Keroro mi si confà di più. Quali sono le migliori soddisfazioni che ti offre questo lavoro di doppiatore? Le soddisfazioni sono tante, perché io amo da morire il mio lavoro, quindi anche ritornando alla domanda che mi avevi fatto prima riguardo ai personaggi che meno mi sono piaciuti o che meno amo, in realtà non ci sono, perché io amo talmente tanto il mio lavoro che anche il personaggio più insulso, magari di contorno in una serie, io lo doppio sempre con la stessa passione che ci metto per doppiare il personaggio che magari preferisco di più, perché ci sono quelli che preferisco di più, non ci sono quelli che preferisco di meno. E le soddisfazioni sono tante. Soprattutto dai fan anche. Dai fan in primo luogo, tipo in manifestazioni come questa, oggi siamo qua a Cavacon, c'è un sacco di gente e per noi che facciamo un lavoro diciamo all'ombra, il fatto di incontrare il pubblico e di avere un rapporto diretto per me è magnifico, perché tu quando lavori non hai idea di quello che scatenerai dopo, e quando lo scopri è la cosa più bella che ti possa succedere. Progetti per il futuro? Conti di rimanere ancora doppiatore vita natural durante o altre cose hai in cantiere? Guarda, finché rimarrò sulla faccia della terra e avrò tutti i denti in bocca,
continuerò a fare il doppiatore. Altrimenti fai il vecchietto. Altrimenti doppierò i vecchietti e mi organizzerò di conseguenza. Adesso mi sta divertendo molto lavorare dall'altra parte del vetro, sto seguendo la direzione del doppiaggio di alcune serie e anche questo mi dà molta soddisfazione, anche perché tengo molto nelle mie cose che dirigo, tengo molto in considerazione l'aspetto giapponese e l'originale della storia, perché, tipo i nomi, tipo in alcuni casi vengono cambiati, ma perché per noi, tipo io ho fatto una serie che si chiamava, ho diretto una serie che si chiamava Jewel Pet, la protagonista in giapponese si chiama Rinko, è chiaro che in Italia Rinko avrebbe avuto qualche problema, in quel caso è stata sostituita, ma proprio perché per noi Rinko vuol dire un'altra cosa, per farti un esempio. In generale però nelle cose che faccio tengo molto a seguire il giapponese, lo spirito giapponese, chiaramente rendendolo un pochino più occidentalizzato, un po' più fruibile per noi, perché chiaramente abbiamo una mentalità diversa rispetto al giapponese. Per cui per il futuro ti dico, adesso mi diverte molto la direzione del doppiaggio. Direttamente da Caron, un saluto a tutti gli amici di Neko TV, caro! Un saluto da Patrizio Prata.